Allora, sostanzialmente ora sta andando tantissimo questo sito che è Faccina Cute, fu. Penso sia impronunciabile, non so se esiste una pronuncia corretta del sito, ma non credo che nessuno si offenda. Comunque, conosciuto come il sito dei tornei, credo. Dove sostanzialmente ci sono delle sorte di bracket, proprio come fosse un torneo, e si sfidano graficamente diversi elementi per poi arrivare a un vincitore. Si sceglie un tema, in questo caso il tema sarà il miglior gioco Nintendo di sempre. Facciamo un torneo a 128 partecipanti, quindi mettiamo 128 giochi differenti della grande N, e di volta in volta scegliamo quale è migliore fino ad arrivare poi al vincitore supremo, che sarà ufficialmente 100% official, il miglior gioco Nintendo di sempre, pazzesco. Ovviamente è un gioco così che si fa tanto per fare content, tanto per scherzare, però secondo me può uscire fuori una cosa interessante. Direi di partire, ragazzi, e di non indugiare oltre. Iniziamo! A proposito di spazi sprecati. Vabbè, apprezzabile, diciamo, l'inventiva del labo per questa generazione, ma anche contro il più brutto Mario 3D, purtroppo non è una scelta abbastanza semplice. Super Mario. Oh, Azzarola! Questa è cattivissima, ragazzi. Questa è veramente cattiva. Questa è crudelissima. Pensate, prima ci pensavo all'importanza di Wii Sports. Cioè, è stato un gioco che in un modo nel bene e nel male ha rivoluzionato i videogiochi. E se vogliamo, storicamente è molto più importante di Super Mario Odyssey. Però dall'altra parte c'è Super Mario Odyssey, che per me è il platform 3D definitivo. Anzi, penso sia un po' forse uno dei miei giochi preferiti, se non il mio gioco preferito su Switch. Quindi sono. Non so se mettere in prospettiva storica questo voto oppure se andare di cuore. Dai, allora, voto Odyssey perché Wii Sports gli voglio bene, però ha dato il via al periodo più oscuro del gaming. Quindi dai, andiamo di Odyssey. Vabbè, no, in realtà questa qua è abbastanza semplice perché abbiamo la fine della brillantezza dell'era dei Collectathon, anzi il gioco che ha ucciso definitivamente i Collectathon, e invece il gioco che ha sancito il punto più alto dei JRPG di Mario, almeno su console fissa, quindi anzi, dopo il portale 1000 Mario, la serie Paper Mario non ha più raggiunto quelle vette IMO, anche meglio di Super Paper Mario. Ah, vi ricordo che gli slot sono generati random, vengono messi tutti quanti i partecipanti e poi le bracket sono fatte a caso. Vabbè, ragazzi, qua sono molto combattuto anche in questo caso. Cioè, New Super Mario Bros. 2 è il titolo che meno mi piace dei New, che già è la sottoserie che meno mi piace in assoluto di tutto quello che riguarda Nintendo e Super Mario. Xenoblade Chronicles 2 è un gioco che sì, mi è piaciuto, ma lo ritengo il più deboluccio della trilogia. E c'ha tutte quelle cose che a me, per i miei gusti personali, mi infastidiscono proprio. Però c'è da dire questo, che da una parte Monolith ha sempre provato a fare un salto qualitativo, a spingersi oltre quello che aveva fatto prima, prendendosi anche dei rischi, cambiando spesso direzione, proponendo dei progetti estremamente ambiziosi. Mentre New Super Mario Bros. 2 di ambizioso non ha proprio nulla, anzi, è proprio forse la morte dell'ambizione. Quindi, non uccidetemi, non odiatemi. Io vado di Xenoblade Chronicles 2. Qui mi dispiace tantissimo perché Star Fox ha rappresentato un grandissimo salto in avanti per quanto riguarda le conquiste tecniche, ma non solo su Super Nintendo, ma un po' nel mondo dei videogiochi, perché ricordo includeva il chip Super FX, come riporta la copertina, presentava una sorta di grafica tridimensionale poligonale proprio agli albori ed era impressionante per l'epoca, anche se andava tipo a 2 frame al secondo. Brawl è lo Smash che meno mi è piaciuto. Lo Smash, anzi, mi deluse perché io venivo da Melee e con Brawl mi mancava qualcosa. C'è da dire questo, mi mancava qualcosa. Però Brawl, cioè, ancora oggi, se mi dite giochiamo a Brawl, lo faccio volentieri. Star Fox a 2 frame al secondo, poi è una serie in cui non sono mai riuscito a affezionarmi. Tanto di cappello alla copertina, però Brawl vince a mani basse. Oh, qui vi spacco l'anima in due. Perché io lo so che ci sono tantissimi di voi affezionati a Super Paper Mario, io lo so che lo adorate. Ragazzi, ma Luigi's Mansion 3 è tipo il secondo platform, no, il terzo.
No, non mettiamolo tra i platform, mettiamolo tra i puzzle adventure. Creiamo un genere a parte, così possiamo dire che è il migliore nel suo genere. Luigi's Mansion 3 è un achievement tecnico pazzesco, è divertentissimo, c'è una co-op pazzesca, sempre divertente, sempre vario. Peccato che hanno cannato il sistema di valuta con le monete che non servono a niente, però per me rimane un gioco top. Super Paper Mario è un ibrido che a me non ha mai convinto. È divertente, è brillante, sì, tutto quello che vi pare, ma in parte è platform, in parte è JRPG. Non è niente di tutte e due, per me è molto più a fuoco Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3 è Resident Evil E for Everyone, è vero, ma un po' Luigi's Mansion era quello. Devo far parlare il cuore? Sì. Allora, io voto Super Mario Land, ragazzi. È il primo platform che ho giocato in vita mia. Anzi, forse proprio il primo platform che abbiamo avuto come gioco insieme al Game Boy. Quindi, boh, non lo so, è stata una delle mie prime esperienze videoludiche. Mario Kart 64 è il Mario Kart che ho giocato di meno in tutta la mia vita. So che è quello che ha introdotto un sacco di cose, pure dal lato multiplayer era importante. Charles Martinet ha iniziato a doppiare anche altri personaggi oltre a Super Mario proprio in questo gioco. E in più, insomma, rappresentava un bello scarto rispetto a quello per Super Nintendo. Però giocarlo oggi secondo me è molto meno divertente che riscoprire Super Mario Land, che, siamo d'accordo, rispetto a tutti gli altri platform di Mario è vergognoso, non c'entra nulla. Però c'è un suo stile, c'è una sua particolarità, è molto... è figo, c'ha personalità, ragazzi. E poi ci son troppo affezionato, non mi dimenticherò mai Sarasaland. E quindi non c'è niente da fare. Le musichette, la grafica, è più forte di me. Comunque un platform seminale. Il problema di Mario Land è che è cortissimo, anche il 2 è cortissimo, però era anche difficilissimo. Io mi ricordo che da piccoli, io e mia sorella, per finirlo ci abbiamo messo probabilmente 3 anni. Sono diventato adulto con questo gioco. Beh, si vota F-Zero, anche perché il Beginnings è quello per Nintendo, giusto, per NES. Mai giocato, ma probabilmente non ce la farei a giocare un RPG con interfaccia simil testuale al giorno d'oggi. F-Zero X, 60 fps, non so Switch, però vabbè. Un gioco avanti di 100 anni. Allora, se ci dobbiamo attenere alla versione, io direi che Skyward Sword per Wii è il peggior Zelda 3D di tutti quanti. E quindi direi di far vincere Pikmin 3. Dubito, però, che abbiano dato spazio due volte a Skyward Sword, che nella sua versione per Switch per me diventa uno dei migliori Zelda classici in 3D. Pikmin 3 è un gioco carino, riuscito, ma non impattante come può essere anche il meno ispirato degli Zelda. E tra l'altro, in virtù anche di quello che è stato fatto nel quarto capitolo, ragazzi, ne devo ancora parlare in video, ma capolavoro, per me è proprio capolavoro, io faccio andare avanti Zelda, per forza. Però Pikmin 3 non sottovalutatelo, ma soprattutto non sottovalutate Pikmin 4. Tra l'altro io il 3 l'ho recuperato una versione deluxe per Switch che consiglio a tutti quanti. No, voto Pokémon Diamante e Perla. Non ho mai nascosto la mia antipatia per la serie di Fire Emblem, non ci posso fare niente, conosco poi pochissimi titoli. E non è antipatia, è riluttanza nello scoprire. Se non altro, alla serie di Pokémon ci sono affezionato, ho recuperato Diamante e Perla nei remake per Switch, li riesco a contestualizzare anche quello che hanno rappresentato quando sono usciti per la prima volta su DS, e secondo me non c'è paragone. Ah, Azzar, ma questo random è cattivissimo. Allora, io non posso scegliere, è difficile. Come scegliere tra mamma e papà? Anche perché Super Mario Bros. Scoperto e sviscerato nel primo cassettone per Super Nintendo con la All Stars Collection, che tra l'altro avevo la prima versione, quella che non aveva neanche Super Mario World. E Super Mario Galaxy 2, sì, sarà un more of the same, sarà quello che vi pare, sarà meno rivoluzionario di un Super Mario Bros. Che ha sostanzialmente inventato il genere dei platform side-scrolling. Però che vi devo dire, cioè... Galaxy 2 è Galaxy 2, ragazzi. Super Mario Bros. È stato migliorato e di tanto dai giochi che sono venuti dopo. Quasi tutti i giochi che sono venuti dopo. Super Mario Galaxy 2, cioè quello che c'è dopo è roba diversa. È una formula che si perfeziona lì e finisce lì. Un altro platform come i due Super Mario Galaxy, beh, non è che si ritrova in giro tanto facilmente. Quindi
Body Galaxy 2. Mario Party 4 Super Princess Peach. Yes, sono felice perché sono tutti i giochi che ho giocato. Tra l'altro Super Princess Peach abbastanza recentemente, tipo 2-3 anni fa. Probabilmente riletto con gli occhi di oggi non è poi così safe come content. Diciamo che non è proprio elegante come raffigura la figura femminile. E tra l'altro c'è un finale completamente fuori di testa con allusioni sessuali, dildo, vibratori, tutto quello che vi pare. Mario Party 4, lo so, è uscito su GameCube, quindi c'ho un bias pazzesco, però molti lo considerano come un po' l'inizio della fine per quanto riguarda l'originalità della serie, ma io vi dico best Mario Party ever, soprattutto per il minigioco finale che era quello del beach volley. Io e il mio ex coinquilino, quando andavamo al liceo insieme, ci siamo spaccati per almeno una ventina, ma non so per quanto tempo, solo su quel minigioco, veramente pazzesco. Vi consiglio di recuperarlo, non so se è stato riproposto poi in sedi successive. Questo per farvi vedere che non ho un bias nei confronti del GameCube, qui si vota Mario Kart DS, forse uno dei Mario Kart, forse il Mario Kart migliore di sempre. Difficilissimo. Però dai ragazzi, Wind Waker, altro gioco che ancora oggi fa sognare milioni e milioni di famiglie italiane, dai, non si discute. Fusion è il meno Metroid dei Metroid, c'ha qualche problemino di troppo nella progressione, è eccessivamente guidato e c'ha delle cose non proprio, diciamo, in stile, però come ci sta tutta la prima parte, la prima oretta di gioco, fino a quando non incontri per la prima volta il SAX, che è tipo un capolavoro di atmosfera, tension building e design. Per me quelle, ecco, solo quella parte lo fa vincere rispetto a un platform comunque fighissimo, interessante, innovativo, che interpretava bene le caratteristiche della console su cui arrivava, che però rimane soltanto un ottimo platform, ovvero un buon gioco di Super Mario. Fusion è una lezione di stile in una sua buona porzione. Link's Awakening Deluxe o Pikmin? Dobbiamo tenere in conto il remake? Cazzarola ragazzi, il primo Pikmin è proprio bello bello bello, però Link's Awakening è stato il mio primo Zelda mai finito, perché ero troppo piccolo per capire quello che stesse succedendo. No vabbè, mi spiace per Pikmin, non ci devo neanche pensare troppo. Perché Wii Sports Resort è finalmente il gioco che doveva essere Wii Sports. Mario Kart Double Dash è un Mario Kart tutto cuore, a cui sono affezionatissimo, tra l'altro con la meccanica di gameplay che spero torni in Mario Kart 9 o chissà se skippano direttamente al 10, non lo so, però forse Double Dash è perfezionabile, c'aveva tante cose che potevano essere migliorate. Wii Sports Resort, dai, lo voto Wii Sports Resort. Non so, secondo me questa qua non ve l'aspettavate. Pokémon X o Smash Ultimate? Vai così, ragazzi. Qui, vabbè, c'è un errore proprio di quelli scandalosi. Ora chiudo tutto, spengo il computer, stacco la live. Dai, sgamatemi l'errore immediatamente. Chissà a quale Animal Crossing in realtà si stanno riferendo, perché quello per GameCube in realtà è Dobutsu no Mori, quello uscito per Nintendo 64 solo in Giappone e poi riproposto in Occidente su GameCube, ma Let's Go to the City, conosciuto anche come City Folk, in realtà è il capitolo per Wii. Non so a quali due si riferiscono, ma non c'è problema, perché Metroid Prime 2 Echoes è il mio Prime preferito, e quindi uno dei miei giochi preferiti in assoluto, capolavoro. Va bene Tom Nook, va bene tutto, va bene la pandemia, ma qui in realtà io, cioè, scelgo subito, a occhi chiusi proprio. Ragazzi, A Link Between Worlds, ma proprio easy. A me Twilight Princess non mi fa impazzire. Ho sbavato per anni di fronte al trailer di presentazione dell'E3, mi sono gasato come un matto quando Miyamoto è uscito con la spada e lo scudo sovrapponendosi al trailer di Link, tutto quello che vi pare, però poi il gioco, quando lo giocai su Wii la prima volta, l'ho presi come primo gioco tra virgolette, non mi ha lasciato la stessa emozione che invece mi ha lasciato A Link Between Worlds. Per me è un capitolo importantissimo, anche un po' sottovalutato, perché se vuoi è uscito su una console tra virgolette minore, non una console fissa, quindi magari viene visto come uno Zelda secondario, ma in realtà, come ho detto più volte, senza A Link Between Worlds tanti elementi di Breath of the Wild probabilmente non avrebbero funzionato così bene. Qui c'è la descrizione perfetta, ragazzi,
una demo tecnica contro una schifezza tecnica. Cosa votiamo? Con tutto il bene per Arceus, che sì, è un gioco che ho apprezzato, carino, tutto quello che vi pare, però, cioè, ora non ci allarghiamo. Si va contestualizzato storicamente e rapportato rispetto a quello che erano poi dei titoli imperfetti, perché Luigi's Mansion era un titolo imperfetto, fatto a metà, finito in fretta e furia, si vedeva che era un progetto nato su Nintendo 64, tutto quello che vi pare, ma comunque gli magna in testa a Arceus, che ha delle cose sinceramente improponibili per quando è uscito, che era il 2022, veramente vergognoso. Qui ragazzi, da Kant a occhi chiusi, ho sbagliato, mannaggia. F-Zero contro Fire Emblem Three Houses. Non odiatemi, non odiatemi, ma io col Super Nintendo ci sono cresciuto. Io mi ricordo ancora quando affittai la cassetta di F-Zero e saltai dalla paura quando esplose la macchina la prima volta, perché c'era un effetto sonoro con l'audio sparato a 10.000 e mi spaventò. Quello sì che era realismo. E si vota, infatti, giustamente entri e si vota F-Zero. Vabbè, ma qui però siete molto giovani, ragazzi. Però, Super Mario 64 DS, tolto l'hype del giocare a Super Mario 64 su una console portatile, tolto l'hype di tutte le aggiunte, tutte le modifiche, eccetera, eccetera, che poi alla fine non tutte erano proprio integrate correttamente o in modo convincente all'interno del gioco, e soprattutto preso in considerazione il sistema di controllo, raga, Dread uno di noi. Super Mario Maker contro Xenoblade Chronicles. Beh, il primo Xenoblade Chronicles probabilmente è l'apice di quello che tecnicamente si poteva vedere su Wii. Ha segnato anche un po' la rinascita del genere su console Nintendo. È un progetto ambizioso, pazzesco, incredibile. Non smetterò mai di dirlo. Anche il gioco per cui sono stato bocciato all'unico esame in cui sono stato bocciato all'università, perché ho perso tempo a grindare su Xenoblade Chronicles. E Super Mario Maker, io purtroppo per i builder non ho questa grandissima passione, non ho quel tipo di fantasia, quindi voto la giapponesata. Mario Kart Super Circuit contro Mario e Sonic ai giochi olimpici. Lo so che Super Circuit non è niente di che, anzi è forse proprio il peggiore di tutti, però faccio ammenda, io i Mario e Sonic non li ho mai giocati, vai di Super Circuit. Perché abbiamo Kirby e Le Monde Oublié oppure Mario e Luigi, Les Frères du Temps. Ci sono capitoli più ispirati della serie di Mario e Luigi. Mentre per essere un debutto in 3D, quello di Kirby è pazzesco, a me è piaciuto tantissimo, è uno dei giochi che ho preferito lo scorso anno, e quindi vado di Kirby. Pokémon Snap! Vabbè, andiamo avanti. Banjo-Kazooie o Mario Party 8? Vabbè ragazzi, qui ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, mi dispiace per WarioWare, perché quello per Game Boy, vabbè. Perché quello per Game Boy Advance è in realtà uno dei titoli a cui sono più affezionato in assoluto. E forse anche uno di quelli che preferisco della serie di WarioWare. Però Yoshi's Island, ragazzi, apice tecnico assoluto, stilistico e tecnico su Super Nintendo, platform pazzesco. Ancora c'ho nella testa il pianto di Baby Mario. Uno di quegli effetti sonori sbagliatissimi, però tanta roba. Anche questo è un gioco che affittavo all'epoca. Perché Banjo-Tooie, ragazzi, per me è sempre stata una grandissima delusione, perché si perdeva quell'equilibrio perfetto che c'era con il primo Banjo-Kazooie. Banjo-Tooie soffriva la stessa sorte, però in modo minore, di Donkey Kong 64, ovvero era il collectathon portato proprio allo sfinimento. Io vi direi, non lo so, però alla fine Splatoon 2 lo vogliamo prendere come unico rappresentante degli Splatoon? No, perché se su 128 posti ci sta sia Splatoon 1 che Splatoon 2, impazzisco. Non lo so, qui sono un po' in difficoltà, ragazzi, però premio Splatoon 2 con la clausola che se mi capita Splatoon 1 lo faccio perdere direttamente. F-Zero GX o Mario Party DS? Vabbè, dai. Beh, peccato, perché Mario Party DS non è neanche un bruttimo episodio. Allora, Animal Crossing per GameCube o A Link to the Past? Vabbè. A me dispiace fare così il mainstream, e mi dispiace anche sfanculare così Luigi's Mansion 2 con Luigi proprio che ha capito che aria tira e sta scappando. Però ragazzi, Metroid Prime, soprattutto ora che lo avete riscoperto con la remaster tra molte virgolette su Switch, dai, su, facciamo i seri. Ho detto Splatoon avrebbe perso subito. Luigi's Mansion 2 soffre tantissimo per la struttura missioni,
E a un certo punto io ho accusato un ritmo un po' che si affossava nella parte centrale finale, ma insomma lo rivedremo poi nel porting, nella remaster. Vabbè, comunque, versione blu tutta la vita. Diddy Kong Racing contro Pokémon Smeraldo. Sapete che io voto Diddy Kong Racing, vero? Sapete che, cioè, è tipo uno dei racing game più importanti di sempre. Senza di lui Crash Team Racing non sarebbe mai esistito. Dai, Diddy Kong Racing è tanta roba ragazzi. Se non avete mai giocato, trovate il modo di recuperarlo. Mi dispiace perché il primo Smash è stato rivoluzionario, concept assurdo, concept pazzesco che sia stato approvato da Nintendo, ma per fortuna l'hanno fatto. Ma Smash, il primo Smash alla fine, se guardato retrospettivamente, è una beta di quello che sarebbe arrivato dopo. Mario e Luigi Superstar Saga, qui lo dico e qui lo ribadisco, è il migliore della saga. Meglio anche di Viaggio al Centro di Bowser, e meglio di tutti gli altri. A me Superstar Saga mi fa impazzire. Quantica, alla ci sta! Alla ci sta! E basta Splatoon, basta! Ma poi cosa pensa contro uno dei migliori platform in 2D? Madonna! Spirit Tracks contro Smash per Nintendo 3DS. Posso dare la mia unpopular opinion? Ora non mi ricordo bene il nome, però Smash per 3DS. Sì, non era proprio comodissimo da giocare, non era proprio bellissimo rispetto alla controparte Wii U, però c'aveva quella cazzo di modalità single player. Oddio, scusate. Io non so quanto ore ci ho perso sopra, cioè l'ho proprio consumata ed era la mia pausa bagno fissa prima di andare all'università. Spirit Tracks, purtroppo, come Phantom Hourglass, sono per me due capitoli abbastanza divertenti, sì, ma imperfetti, quindi in questo caso mi dispiace. Capisco che è un voto impopolare, ma io scelgo. Guarda, Corruption è il meno bello, è un Prime che vuole sembrare un Halo, però con tutto bene l'importanza storica di Kirby's Adventure. Dai, premio Super Mario Maker 2, anche se poi alla fine New Super Luigi U è una delle cose più interessanti che è uscita dalla serie New, però un minimo Super Mario Maker va premiato visto che prima l'abbiamo sfanculato. Oh no! No! No, che cattiveria! No! Ragazzi, io non posso votare Majora's Mask. Non lo posso votare. Non lo posso votare perché su Mini io ci avrò passato... Ci ho passato veramente tutta l'adolescenza. Lo so che adesso è un gioco invecchiato male, tutto quello che vi pare, però... Cioè, c'ho 3 tonnellate di sentimenti, è stato proprio il mio gioco, non ci posso fare niente. Ma già al contrario di Mili è un gioco finito, vero, questo è vero. Però Mili fa del suo non essere finito il suo più grande punto di forza per il competitivo. Non lo so. Ci sta poi un ripescaggio delle bracket, porca miseria. Ragazzi, Mili era il gioco da avere assolutamente su GameCube. No ragazzi, non è semplice, non puoi dire per forza, perché non è così scontato. Io dico, capisco perfettamente che tanti vadano verso Majora's Mask, però se voi aveste vissuto in prima persona l'epoca del GameCube, cioè una cosa come Mili non si era mai vista prima d'ora, era proprio pazzesca, era impressionante. Cioè neanche Ultimate mi ha divertito così tanto come mi ha divertito Mili. Ma già ora è un capolavoro, è pazzesco, è assurdo, non finiremo mai. Stacco la live. Stacca, ci stanno tracciando, stacca. Le meccaniche del tempo di Majora sono più impressionanti, sì, è vero. Cioè, per dirvi, fosse capitato Ultimate, avrei scelto Majora's Mask. Fosse capitato qualsiasi altra cosa, avrei scelto Majora's Mask. Va bene, lo accetto, no. Giustamente, Majora vince. Però forse è una delle decisioni più difficili della mia vita. Qui invece è un po' più semplice, perché Tropical Freeze lo perfeziona al Returns. Peccato che si escludano così a vicenda. Sarebbe stato figo avere Ocarina contro Majora's Mask, ad esempio, ecco. Super Mario World a Nintendo Land. Voyage au centre de Bowser o Mario Kart 8 Deluxe. Ma veramente vogliamo premiare un porting rispetto a un gioco originale? Veramente vogliamo fare questa blasfemia? No, io voto Mario e Luigi. Mi dispiace. Basta, prendo il toro per le corna. Dai, Xeno 3...
La serie di Mario vs Donkey Kong non mi ha mai attirato, l'ho giocata pochissimo tra l'altro. Earthbound contro Treasure Tracker, ho giocato pochissimo Earthbound, da recuperare, dai, però insomma, per merito storico. Cazzarola. Ragazzi, voto Golden Sun perché, con tutto il bene, per quanto mi piaccia Minish Cap, l'ho rigiocato recentemente, giocato e finito, e soffre di un problema di progressione che è eccessivamente, ma neanche lineare, obbligato in alcuni passaggi, che però non sono così evidenti. Ci sono delle cose che non mi hanno fatto impazzire. Golden Sun invece è molto più assurdo proprio come concept, un JRPG a tutto tondo diviso in due parti su Game Boy Advance. Per me vince Golden Sun. Sì, c'è la parte della biblioteca, ma poi ci sono un sacco di, come posso dire, Midovia contro Pikmin, scusate un attimo, devo sbattere la porta in faccia a qualcuno. Ci sono un sacco di passaggi obbligati, che, cioè, ci sono un sacco di elementi visivi che stanno lì, ma finché non sblocchi quella determinata cosa non puoi farci niente, ma non è neanche troppo chiaro quello che ci devi fare, cioè, non lo so, ci sono troppi blocchi. Però nessuno ti spiega come passare avanti. Non l'ho trovato molto logico in alcuni passaggi. Tetris contro Smooth Moves. Vabbè, Tetris, ragazzi, è un puzzle game che rimarrà immortale per sempre. Kid Icarus Uprising. Oh, contro gli Oracles. Cazzarola. No, vabbè, dai, Smooth Moves è simpatico, è divertente. Ma non lo puoi mettere contro Tetris. Dai, mi aggancio al commento di Auzibella 9. E mi piace pensare che ci siano altri 8 Auzibella che sono venuti prima di lui. Gli Oracles sono molto più quadrati e molto più studiati per essere giocati bene su Game Boy. Kid Icarus è così ambizioso che col sistema di controllo, cioè, non si è capito quello che volevano fare. Un gioco forse sarebbe dovuto uscire su un'altra console, un gioco che forse sarebbe dovuto essere pensato meglio, non lo so. Però nel momento in cui, per essere giocato, ti devono vendere uno stand per appoggiare la console, e si tratta di una console portatile, qualcosa non è andato per il verso giusto. Super Mario Bros. 3 o Phantom Hourglass, va il discorso che ho fatto prima, ragazzi, Super Mario Bros. 3 su un altro pianeta proprio. Stiamo avvicinando alla fine del primo turno, eh? Breath of the Wild contro Mario Kart Wii. C'era solo un gioco che poteva far fuori Mario Kart Wii. Oddio, no! Per un attimo ho avuto paura e pensavo fosse Amiibo Festival. Invece hanno messo l'aggiornamento di quello per 3DS come logo. Però, insomma, ARMS, ragazzi, ho provato la prova gratuita. Rivolevo i miei soldi indietro. GoldenEye 007, azzarola, contro Ocarina of Time. Peccato, peccato. Mi dispiace tantissimo per 007. Però, come si fa? Zelda, il primo Zelda come Pikmin 2. Come? Contro Pikmin 2. E questo comunque è il destino della serie Pikmin. È esemplificato in questa bracket. Vabbè, ragazzi, ma veramente volete votare Pikmin 2 contro il primo Zelda? Tanto questa cosa non la vedrà nessuno. E tanto comunque ci sono, se no passano. Effettivamente, se uno vuole vedere soltanto il valore storico, vanno avanti soltanto gli Zelda e i Mario. Quindi Mario, in certi casi è pure giusto chiedersi, tra i due quali mi rigiocherei, quali sarebbe un'esperienza meno frustrante. Lo faccio. E poi guardate, la storia che il 2 è il più brutto dei 4, non sono d'accordo. Posso votare Mario Party Superstars perché è finalmente un ritorno alle origini e hanno capito quello che dovevano fare. Il 7 forse è quello meno ispirato, quello un po' più carino. Ora voglio che qualcuno in chat scriva Super Mario Bros. U perché ci sono affezionato. Siamo alla fine della prima bracket. Mario Party 3 contro Wave Race, Blue Storm. Per me i primi tre Mario Party sono un po' un unicum. Wave Race, allora, è uno di quei giochi che rosicai tantissimo aver pagato a prezzo pieno appena uscito. Però graficamente era impressionante, non c'è niente da dire. E c'era pure il delfino come personaggio segreto. Possiamo eliminarli entrambi e ripescare Mili. Sacrifichiamoli al demonio dei giochi belli, ma non bene, ma non benissimo. Per resuscitare Mili. Vai, io vado in Blue Storm, mi sono troppo affezionato, ragazzi. Kirby contro Triple Deluxe contro New Horizons. Perché allora il Triple Deluxe è quello proprio incastrato tra Robobot, fighissimo, e l'Adventure, che tra l'altro ho rigiocato recentemente.
su Switch, mi è piaciuto parecchio. New Horizons, però forse New Horizons è quel classico gioco che se non ci fosse stata una pandemia di mezzo, New Horizons mi ha drenato, non dirò altro. Super Metro, oh no, non ci sto, non ci credo che è una cosa generata random, è impossibile. E già, guardate, ma avete già fatto sacrificare Mili all'altare del pervenismo. Non si può più dire niente oggi. Sia chiaro, è un gioco che ho spappolato, mi è piaciuto tantissimo, Goti, tutto quello che vi pare, pazzesco. Non mi ha annoiato un secondo. Però c'è pure Breath of the Wild. No, niente, mi dispiace, poi ci dobbiamo anche dare una mossa, quindi mi dispiace, ma purtroppo la vita è crudele. È fatta di alti e bassi. Sì, che Breath of the Wild è peggio di Tears of the Kingdom, sì, va bene, però Tears of the Kingdom te lo vivi in un modo diverso proprio perché non c'è più quell'effetto novità di Breath of the Wild. Super Metroid, ragazzi, ha inventato un genere. Ha creato qualcosa di mai visto prima e magari oggi non è invecchiato così bene. Ok, però... Ragazzi, considerando che è già andato avanti Breath of the Wild, io voto Super Metroid, mi dispiace. Mettiamo un po' di pepe in chat. Perché io Doki Doki Panic ce l'ho nel cuore, ragazzi. Però guardate differenza di stile. Guardate il New come un filtro Instagram. Mentre guardate Super Mario Bros. 2 come è reale, come è realistico. Questa è tipo la foto senza filtri e con filtri. Peccato, vabbè, qui però voterei... Io, allora, se andassi di affetto personale voterei Super Mario Bros. 2. Però il New oggettivamente c'ha un valore storico un pochino più importante, quindi dai. Super Mario 3D World contro Pokémon versione Platino, addirittura Platino. Cioè che cazzo ha fatto sta classifica? Hanno messo soltanto Pokémon Blu, Diamante, Perla e Platino. Vabbè, a me mi hanno reso la vita molto più semplice. E si passa al secondo turno, ragazzi, vai così. Allora, Diamante e Perla contro Mario e Luigi Bowser's Inside Story. Oddio, è difficile perché alla fine se dovessi scegliere tra uno dei giochi Pokémon rimasti in vita, probabilmente voterei Blu. Prova anche perché Blu fu il Pokémon che comprai, la versione che comprai quando uscì. Però tra il viaggio al centro di Bowser e Superstar Saga, forse farei vincere Superstar Saga. Vabbè, dai ragazzi, tagliamo la testa al toro, Mario e Luigi. C'è ancora Blu. Tra Wii Sports Resort e Wave Race, Wii Sports Resort è decisamente un gioco più completo e Wave Race soffre un po' dello stesso destino del primo Luigi's Mansion, è una demo tecnica. Mario Odyssey contro gli Oracles, azzarola, vabbè, Mario Odyssey. Pokémon Blu contro Super Mario Sunshine. E non si dica che ce l'ho con Pokémon, eh. Questa per me è semplicissima, vale quello che ci siamo detti prima. Luigi's Mansion 3, gioco pazzesco. Super Mario World contro Metroid Dread. Mi dispiace tantissimo perché Dread rimane un capolavoro. Prende alla fine entra una classifica del Super Nintendo, ragazzi. Dai, andiamo in World. Earthbound contro Paper Mario. Vabbè, Paper Mario tutta la vita. Smash, ragazzi, Ultimate li odio benissimo, anzi è tipo il gioco che mi ha aiutato a crescere su YouTube. Perché poi è buffo perché tutti e due soffrono un po' del fatto che in un modo o nell'altro sono recycled content, no? Cioè nel senso Super Mario Galaxy 2 nasce un po' come Galaxy 1.5 e l'Ultimate prende il motore del 4 e ci costruisce sopra, lo perfeziona, lo migliora, eccetera, eccetera, però l'ossatura è poi è sempre quella. Però io un momento hype come quello di Everyone is Here non l'ho mai visto in vita mia. Cioè, se devo pensare a un momento che proprio mi gasa, mi fa impazzire, se penso alla reaction che c'è stata al Nintendo Store di New York quando hanno fatto vedere quel trailer... E all'emozione che ho provato io, proprio è imbattibile. Quindi mi dispiace, ma voto Ultimate. Lo so che è una bestemmia, però
Non ce la faccio. Mario Kart DS contro Xenoblade Chronicles 2. Beh, il DS c'ha un'importanza storica pazzesca. Super Mario Land contro Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Attenzione, qui scontro in casa. Sapete che questa è bella tosta. È bella tosta perché io vi ripeto, ci sono straaffezionato a Super Mario Land. Cioè, veramente, penso uno dei giochi che ho più giocato in assoluto in vita mia, insieme al primo Donkey Kong. Però Land, pure quello. Però dai, oggettivamente Super Mario Land 2 è 100 volte migliore in tutto, soprattutto sembra un gioco di Super Mario. Il Land occupa un posto. Oh. Ma se io metto Pikmin 4, vi convinco a giocarlo? Vi metto il tarlo. Se qualcuno guarderà questo video e dirà: ma questo è componente scemo? Oppure ti fai solo odiare, ok? Ragazzi, questo è tipo il mio ultimo messaggio a Pikmin 4 prima di ficcargli una pallottola in mezzo agli occhi. Vi prego, giocatelo perché è veramente figo, è veramente bello. Guardate che qui siete voi che state mettendo una tonnellata di sentimento. Perché Wind Waker, i suoi difettucci, ce li hai come? Wind Waker c'ha un sacco di problemi che neanche vengono risolti totalmente nella versione HD per Wii U. Pikmin 4, al contrario, è un gioco perfetto. Va anche contestualizzato tutto il discorso sul cel shading, la rottura con Ocarina, e il fatto che poi ci sia stata la reazione del pubblico che ha spinto Nintendo a tirare fuori il peggior Zelda di Twilight Princess. Tante cose, tanta importanza. Però gli stiamo dando un bonus di contestualizzazione che Pikmin 4 non può avere, poverino. Per tutti i Pikmin ingiustamente incarcerati... Beh, mi è scivolato il dito, ragazzi. Anche qua mi dispiace, ma gli Zelda iniziano a uscire dall'equazione. Altro scontro da JRPG. Superstar Saga, ragazzi. Questa è tosta, ragazzi, perché da una parte non voglio sembrare un fanatico di Brawl, ma sto francese maledetto non ha messo GX. Ha messo F0X. C'era GX, ok. Vabbè, allora aspettiamo di rincontrarlo. Luigi's Mansion contro A Link Between Worlds. Qui proprio non mi ci fate pensare perché mi dispiace per... Oh, porca puttana. Prima ho segato Galaxy 2, vero? Vabbè, facciamo andare avanti Galaxy. Dai, mi dispiace per Fusion, però c'abbiamo un bel po' di Metroid in ballo. E poi ripeto, è il 2D, il Metroid 2D meno ispirato di quelli moderni. Però aspettate, ha messo il Fusion e non ha messo lo Zero Mission. Questo non me lo sto inventando. No, Galaxy 2 l'ho ucciso. No, non posso dare Xenoblade Chronicles 3, ragazzi, ma che stiamo dicendo? Fosse stato Xeno 1, pure, cioè, ci avrei pensato tipo un decimo di secondo, ma qui, cioè, mi dispiace. Va bene che Nintendo non è solo Super Mario, ma qui stiamo parlando proprio di due cose completamente diverse. Smash per 3DS contro Superstars. Non lo so, cioè, li faccio passare avanti, ma poi al prossimo turno tutti, cioè, chi ha vinto adesso perderà dopo, perché non è possibile che continuino ad andare avanti. Dai, 3DS perché ci sono affezionato per la modalità giocatore singolo. Diddy Kong Racing contro Mario Party 4 di Diddy Kong Racing. Mi dispiace per il minigioco di cui parlavo prima. Tra F-Zero e Corruption tutta la vita. No, qui voto il GX, ragazzi, è l'apice, è proprio l'apice. Mi dispiace per RPG, perché è un grandissimo RPG di compromesso. Mentre F-Zero GX non accetta compromessi, è il gioco più brutale. È il Dark Souls degli F-Zero. Venne definito così dalle riviste di settore dell'epoca, non so se ve lo ricordate. Ma zero compromessi, we break for nobody. Super Mario Maker 2 contro Link's Awakening. Diciamo che di Link's Awakening considero anche il remake tutto quanto insieme. Vai, su, non scherziamo. Sì, sento che è come Dark Souls, anche se non so cos'è Dark Souls. Peak narrativa e host, è vero, però ICOS 2 per me è peak Metroid. Come la mettiamo? Facciamoli combattere. Mi dispiace per la serie Xenoblade, mi dispiace tantissimo. Hai ragione. Tropical Freeze contro Ocarina of Time. No, che cattiveria. Vedete, per fortuna che ho eliminato degli Zelda. Per fortuna l'ho fatto, perché tanto se no rimangono in classifica solo degli Zelda. Tetris o Kirby? Io la partenza col razzo ancora ce l'ho impressa nella mente. Povero Kirby.
Eccala, eccala. Qui c'è, mi sa che c'è la vendetta, ragazzi. Io la mamma l'ho. Supera Link to the Past. Chissà, chissà, chissà. È impossibile. Eccola qui. Ecco, questa è la più difficile di tutti. Questa è proprio impossibile. Faccio fuori Super Metroid, ma Icos resta nel nostro cuore. Super Circuit contro New Super Mario Bros. Vabbè, New Super Mario Bros. Che culo che c'ha. Che culo. Il più mid di tutti si è trovato contro proprio la strada spianata. Ecco. Pure qua, porca miseria. Porca di quella miseriaccia. Mamma mia. Super Mario World 2 è tanta roba, ragazzi. Ho fatto vincere Pikmin 4 prima, vero? Pikmin 2 è morto affinché Pikmin 4 umiliasse Wind Waker. Oh no. Ragazzi, qua vi devo sorprendere. Ma vi devo sorprendere tanto, tanto, tanto. Ah no, e come faccio? Come faccio a scegliere? Impossibile, impossibile. Rare, retro, così, vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Vabbè, dai, queste sono state abbastanza semplici. Viaggio al centro di Bowser o Ultimate? Beh, Ultimate tutta la vita. Zelda contro Smash per 3DS. Zelda per forza. Diddy Kong Racing contro Pokémon versione blu. Vabbè, dai, andiamo di Pokémon. F-Zero GX contro Super Mario 64. Ma voi lo avete mai giocato F-Zero GX? Ho visto questa cosa. L'avete mai giocato? No, perché è veramente un bel gioco, ragazzi. Mi promettete che lo andate a giocare? O quantomeno vi recuperate i filmati dello story mode. Mi fate questo. Dello story mode e i filmati finali di quando vinci l'arcade mode con i vari personaggi. Sono divertentissimi. GX, tanto ora uscirà. Allora, quando uscirà il remake di F-Zero GX, rifaremo questo torneo e poi decideremo lucidamente. Un saluto a Wii Sports Resort. Oddio, però non lo so, non lo so, non lo so. In qualche modo il Resort riesce a trasmettermi un ricordo positivo di lui. E quindi premio lui. Metroid Prime 2 Echoes contro Super Mario World 2 Yoshi's Island. Il primo Prime l'ho fatto fuori, vero? Sì. Dai, Echoes è pazzesco, ragazzi. Pazzesco. Quando faranno uscire sta cacchio di remaster. Lo voglio portare in finale. È più forte di me, lo voglio portare in finale. Giocatelo comunque Pikmin 4, ragazzi. Giocatelo perché è importante. Corruption contro A Link Between Worlds. Vabbè, qui mi dispiace per Corruption. Mario Kart DS contro Super Mario 3D World. Il 3D World è molto figo. Però Mario Kart DS, porca miseria, c'aveva l'online con una cartuccia sola. C'aveva il multiplayer con una cartuccia sola. Era pazzesco. Mario Kart DS, vai, Mattio 3D World. Paper Mario contro Super Mario Land 2. Mi dispiace. Mi dispiace perché il problema di Super Mario Land 2 è che è troppo corto ed è troppo facile. Oh, qui è 2D o 3D? Quale preferisci? Tanto affetto per Super Mario Bros. 3, soprattutto una versione per Super Nintendo della All Stars. Tanto affetto per Super Mario Galaxy, ma non nella 3D All Stars. Vado di Galaxy, ragazzi. Galaxy è proprio bello, bello, bello. Luigi's Mansion 3 contro Odyssey. È molto più figo il multiplayer di Luigi's Mansion 3, ragazzi. Non c'è niente da fare. Donkey Kong Country è un platform che si mangia proprio a occhi chiusi. New Super Mario Bros. Wii. No, Odyssey non ha rivoluzionato Mario, mi dispiace. Questo è molto difficile, molto, molto difficile. Qui, ragazzi, qui per forza di cose escono i gusti personali. Non ci si può fare niente. Mi dispiace, vi ho voluto bene. Voluto bene anche a Tetris e al razzo di Tetris. Ma soprattutto ho voluto molto bene a Brawl. Ma tanto, tanto, tanto. Ottavi di finale. Non lo so, però c'è stato Tears of the Kingdom che l'ha perfezionato. Che per me Mario e Luigi è proprio uno dei migliori giochi di sempre, ragazzi. Cioè, va bene che vengo da 150 ore di Tears of the Kingdom, ma se qualcuno mi dicesse, cosa vuoi giocarti adesso? Breath of the Wild o Superstar Saga? Io direi più Superstar Saga. E poi siete Mario nudo all'inizio. No, per me Superstar Saga c'ha proprio il bilanciamento perfetto. In casa sarà un errore di click, ragazzi, sappiatelo. Ops. Andiamo avanti. Mario Kart DS contro Luigi's Mansion 3. Che culo che ci hanno avuto questi giochi.
Pokémon Blu contro Super Mario Galaxy. Mi dispiace per Pokémon tantissimo. Oh, Paper Mario contro Smash Ultimate. Tengo in vita Smash, però. Che palle. Qui sono in crisi. Ma sì, mettiamo un po' di caos. Che peccato. Peccato perché il Country rimane comunque il top del top del top del top del top del top del top dei platform 2D. Grafica pazzesca. Però ci fosse stato il 2, magari sarei stato un po' più in crisi. Majora's Mask spacca di brutto. Vabbè, complimenti a Wii Sports Resort per essere arrivato così lontano. Oh, cioè lo so benissimo che Ocarina of Time è la cosa più importante del mondo, però Link Between Worlds è proprio sottovalutato e mi dispiace tantissimo. No, però voto Ocarina of Time. È un peccato perché alla fine andava avanti. Eccala. Sì, Galaxy. Peccato che si sono dovuti incontrare così, qua, a questo punto. Oh. Semifinali. Come gioco è obiettivamente più bello Super Mario World. Ed è proprio anche questo, l'ho detto 100.000 volte, però se andiamo a prendere i platform in due dimensioni, difficilmente riesce a fare meglio di quello che ha fatto Super Mario World nei primi anni 90. Majora's Mask è invecchiato peggio, come tutti i giochi in 3D di quell'era, però io, per come sono fatto personalmente, per il tipo di sensibilità che ho, io preferisco di 100.000 volte l'imperfezione, la cosa che funziona magari meno in modo meno convincente, però che c'ha quel tipo di estetica, che c'ha quel tipo di struttura imperfetta. Quindi voto Majora's Mask in questo caso. Tra Ocarina of Time e Galaxy, voto Galaxy. Per forza. Mi dispiace. Cioè, però vai a comparare due pietre miliari del videogioco. Ormai Galaxy abbiamo avuto tempo per introiettarlo in quanto tale. E a questo punto devi pensare. Cioè, non lo so, sto facendo questa classifica anche pensando a cosa rigiocherei adesso, così al volo. Super Mario Galaxy tutta la vita. E poi subito dopo Ocarina of Time. Però prima Super Mario Galaxy. Ultimo round, finalissima. Ah, facciamo finta che sia Galaxy 2, sì, vabbè, dai, un voto è praticamente una cosa unica. Alla fine c'è stato Mario e ci stanno Mario e Zelda, sarete felici di avermi fatto fare fuori Metroid, di avermi fatto uccidere Superstar Saga, sarete contenti che siamo arrivati alla chiusura più scontata di tutte. Vale il discorso di prima. Vai il discorso di prima. Majora's Mask ci ha avuto però quel brutto remake. Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Per me è una prima posizione a pari merito. Però vale il discorso che... ecco, se dovessi scegliere tra Odyssey e Breath of the Wild, sceglierei Odyssey. In linea di massima sceglierei i platform di Super Mario rispetto a uno Zelda. Però Majora's Mask per me è... Cioè, quando faccio queste cose mi rendo conto di quanto sia importante, di quanto sia bello, di quanta nostalgia e malinconia mi metta addosso come gioco. Un sentimento che Galaxy non riesce a trasmettermi, quindi pelle d'oca per Majora's Mask. E niente, la classificozza finisce qui. Io non so se vi è intrattenuto, se vi siete divertiti, se vi è piaciuto. Io è stato molto figo. E niente, dai, mi ha fatto super piacere. Speriamo di replicare il prima possibile. E se invece siete su YouTube, grazie per essere arrivati fino in fondo. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Per favore, non arrabbiatevi. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, classifiche tranquille, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Top, Michele Nintendo, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Ehi, 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 fermo. Ehi, 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 ehi.